A una settimana dal voto europeo si infiamma lo scontro politico. Grillo da Torino attacca tutti, Renzi e Berlusconi, ma anche la Merkel e Schulz. Io non sono Hitler, sono oltre, dice il leader 5 Stelle, al quale replica Renzi. Sul nazismo non si scherza, ammonisce il premier, che ironizza su Beppe Gufo e dichiara: se il governo ce la fa anche l'Italia. Berlusconi da parte sua alza il tiro sulle riforme, corteggia il nuovo centrodestra e sulla marcia su Roma minacciata da Grillo dopo la vittoria, l'ex cavaliere assicura: saremo noi di Forza Italia a farla. Il governo assicura Raffaele Cantone, che aveva chiesto più poteri per controllare gli appalti dell'Expo milanese. Il capo dell'autorità anticorruzione avrà tutti i mezzi per intervenire sulle gare di appalto, dichiarano i ministri Alfano e Lupi. Serve un DASPO a vita per i politici corrotti, incalza Matteo Renzi, che con il ministro Orlando prepara un giro di vite sulla giustizia per ripristinare il falso in bilancio e rivedere le norme sulla prescrizione. In arrivo la prima scadenza fiscale, entro il 16 giugno andrà pagata la TASI, l'imposta sull'immobile che per la prima volta sarà divisa fra proprietari ed inquilini. Ma i CAF lanciano l'allarme, i tempi sono stretti e c'è il rischio di una paralisi. Gran parte dei comuni italiani non ha ancora deciso quali aliquote applicare. Intanto il ministro Padoan rassicura sul calo del PIL e annuncia nuove misure e investimenti per rilanciare la competitività delle imprese italiane. Ultima domenica di Serie A, resta solo da assegnare l'ultimo posto per l'Europa League. Torino, Parma, Milan e Verona se lo contendono con i granata in pole position, ma impegnati nella difficile trasferta di Firenze. Festa del gol ieri sera nell'anticipo Udinese-Sampdoria, finita 3-3 con tripletta di Di Natale. E nel tennis, storica impresa di Sara Errani, che conquista la finale agli internazionali di Roma, se la vedrà con la fortissima americana Serena Williams. Sono le 7.30, buongiorno e benvenuti alla prima edizione del telegiornale. In primo piano dunque c'è la politica, perché in vista delle elezioni europee di domenica prossima si accendono i toni. Il premier Matteo Renzi ieri da Modena ha replicato a Beppe Grillo, che per le sue posizioni intransigenti si era definito oltre Hitler. Ma anche Silvio Berlusconi ieri ha attaccato il leader del Movimento 5 Stelle. Se vinciamo, ha detto l'ex cavaliere, la marcia su Roma non la faranno loro, ma la faremo noi. Oggi Berlusconi e Grillo si sono rinfacciati la marcia su Roma. No, no, la faccio io. Bene, facciano pure la marcia su Roma. Se si incontrano all'autogrill mentre fanno la marcia, forse si chiariscono e ci lasciano governare. Il presidente del Consiglio Renzi in Emilia per la campagna elettorale attacca a testa bassa i suoi due principali competitor in vista del voto di domenica prossima e, riferendosi alle parole pronunciate dal leader del Movimento 5 Stelle a Torino, dicono che io sono Hitler, ma io non sono Hitler, sono oltre Hitler, il premier avverte: ci sono pagine del passato che non vanno citate nemmeno per scherzo e non devono mai essere usate come spot elettorale. È un Renzi insolitamente aggressivo quello che tiene comizi lungo la via Emilia e così attacca ancora. Come c'è un DASPO per i tifosi violenti, dice, serve un DASPO ai politici che prendono le tangenti. Mai più e comunque noi non prendiamo lezioni di legalità da chi va in Sicilia a dire che la mafia non esiste. Infine il suo appello al voto. La partita che si gioca tra 8 giorni alle urne, spiega, è tra quelli negativi e quelli che vedono i problemi e non si aspettano li risolvano gli altri. In tarda serata arriva la replica, altrettanto dura, di Grillo, che dice «L'ebetino di Firenze è il nulla, circondata dal vuoto di Newton». Renzi, aggiunge il comico, è andato a un comizio a Reggio Emilia e ha detto che è finita l'era dei pagliacci. Meno male, Renzi, così ti togli di mezzo. Nella mattinata di ieri a Torino, il capo dei pentastellati, in un altro comizio, prima aveva attaccato ferocemente Martin Schulz, candidato socialdemocratico alla Commissione europea, gridando «Schulz, vaffa! Se non era per Stalin, la Germania aveva ancora un Parlamento con la svastica!» e poi si era rivolto contro la Merkel con parole altrettanto ruvide e al limite dell'insulto. Ma anche Berlusconi, nell'ultima domenica di campagna elettorale, alza i toni e dice: «L'altro ieri Grillo ha detto che se vincerà le europee farà una marcia su Roma. Si sbaglia, la marcia la faremo noi». Grillo, aggiunge l'ex premier, è un pericolo. Con lui si rischia la dittatura. Ma l'ex cavaliere ne ha anche per Matteo Renzi. Non facciamoci incantare da Renzi. Il pericolo comunista c'è sempre. Questo governo che si nasconde dietro la sua faccia simpatica è sempre nel solco dell'ideologia comunista. È un governo di sinistra che ha alzato le tasse sulla casa e sul risparmio e ha fatto cose pasticciate come una riforma del Senato inaccettabile che fa ridere.
e sulle possibilità di una futura collaborazione tra Forza Italia ed il nuovo centrodestra, come auspicato da Berlusconi, che si è detto intenzionato ad unire l'elettorato moderato, arriva la risposta che è più di una stoccata per l'ex cavaliere. Berlusconi ha visto i sondaggi, ha sottolineato Angelino D'Alfano, ed ha cominciato a trattarci bene. La scelta giusta per un elettore moderato è però quella, scegliendo la speranza e non la rabbia, di dare il proprio consenso al nuovo centrodestra. Votare Forza Italia, ha detto ancora Alfano, è inutile perché non è un voto né di maggioranza né di opposizione. E il leader del nuovo centrodestra, nella sua veste di ministro dell'interno, ha parlato anche dell'Expo e dei poteri che devono essere dati al magistrato Cantone, che guida la task force anticorruzione, mentre è rientrata, sembra essere rientrata, la polemica a distanza che ha visto protagonisti proprio il magistrato Cantone e il presidente del Senato Grasso. Il governo rassicura Cantone, che chiede con forza strumenti adeguati per vigilare sull'Expo. Ci vogliono i poteri giusti e crediamo che il presidente dell'anticorruzione sia la persona giusta per averli e realizzare un filtro che ha già funzionato abbastanza bene in materia di infiltrazioni criminali, dice il ministro dell'interno Alfano. Quello dei trasporti Lupi garantisce. I poteri che chiede Cantone li avrà, la sua designazione non sarà formale. Cantone intanto fa una prima delibera per evitare la paralisi dell'autorità, di cui devono essere ancora nominati gli altri 4 membri. Potrà per ora inviare gli atti ai magistrati e prendere i provvedimenti urgenti necessari a garantire il buon funzionamento della pubblica amministrazione. Norma Ponte in attesa di quei poteri da PM reclamati da Cantone, perché aveva attaccato il magistrato, altrimenti a Milano si va solo a fare una gita. Il presidente della Lombardia, il leghista Maroni, incalza. Occorre che il governo dia i poteri investigativi della magistratura a Cantone, altrimenti la sua venuta sarà solo uno spot che danneggerà l'Expo. E Forza Italia sottoscrive le critiche di Cantone, per il quale il disegno di legge anticorruzione in discussione a Palazzo Madama, primo firmatario il presidente del Senato Piero Grasso, è stato discusso troppo in fretta e ha norme inefficaci su falso in bilancio e autoriciclaggio. Condividiamo quello che dice Cantone, commenta il presidente della Commissione Giustizia di Palazzo Madama Palma. L'accelerazione sul disegno di legge è dovuta a ragioni da spot elettorale. Il presidente del Senato Grasso prende ancora le distanze dal testo che arriverà in aula il 27 maggio a Palazzo Madama, stravolto a suo dire a colpi di emendamenti. Con Cantone non c'è nessuno scontro, ci siamo chiariti, dice. Se l'autorità non ha la possibilità di vedere carte, chiedere documenti, interfacciarsi con i magistrati e le forze di polizia che fanno le inchieste, non vedo cosa potrebbe andarci a fare a Milano, conclude Grasso. Ed ora l'inchiesta sull'ex parlamentare di Forza Italia Matacena e l'arresto dell'ex ministro Scajola. Nei prossimi giorni dovrebbe arrivare in Italia dalla Francia la moglie di Matacena, mentre la Cassazione replica le dichiarazioni di presunta estraneità dell'ex parlamentare di Forza Italia. Farneticazioni di una persona disperata che è a tutti gli effetti un latitante. Così la Cassazione definisce le dichiarazioni di Amedeo Matacena, che in un'intervista via Skype ha definito un complotto vendetta dei magistrati reggini, la sua condanna definitiva a 5 anni per concorso esterno in associazione mafiosa. Tutti quelli che mi hanno colpito hanno avuto gratifiche ed avanzamenti di carriera, ha detto Matacena da Dubai, dove è fuggito per evitare l'arresto nel giugno del 2013. Nel suo sfogo contro la procura reggina, l'ex deputato di Forza Italia sostiene di pagare il suo interessamento al Palazzo dei Veleni di Reggio Calabria, quando, da parlamentare, fece numerose interrogazioni sui comportamenti dei magistrati, su problemi di pagamento di pentiti in nero e su riscatti per sequestri pagati con i soldi dello Stato. Le accuse di aver avuto rapporti ed affari con le cosche dell''Ndrangheta per Matacena sono una favola, che francamente non capisco come sia nata. A riguardo però la Cassazione è stata chiarissima e nelle motivazioni della condanna depositata il 14 agosto del 2013 scrive: evidentemente non si può stringere un accordo con una struttura mafiosa se non avendo piena consapevolezza della sua esistenza e del suo modus operandi. Tanto basta per ritenere che Matacena ben sapesse di aver favorito la cosca dei Rosmini e tanto lo sapeva da aver preteso la esenzione dal pizzo. Matacena parla anche della moglie Chiara Rizzo, arrestata a Nizza e prossima all'estradizione in Italia, e dei suoi rapporti con l'ex ministro PDL Scajola. Un padre per lei ed un amico per me, dice Matacena.
qualcosa di decisamente di più per i magistrati che hanno fatto ricorso per l'aggravante mafiosa contro Scajola, non riconosciuta dal GIP. Le attività dell'ex ministro per favorire la latitanza di Matacena ed evitarne il sequestro dei beni vanno ben oltre, scrive la procura, la veste di tramite a favore di Matacena e della moglie. E allarme tasse ce ne sono, pensate, 29 da pagare in 2 mesi ed ancora però molta confusione tra i contribuenti. Il termine è quello stabilito, entro il 16 giugno si dovrà pagare la prima rata della TASI, la nuova imposta sui servizi indivisibili. Nessuna proroga, insomma, e l'allarme paralisi fiscale è già scattato, i centri di assistenza fiscale alle prese con le denunce dei redditi temono un assalto dei cittadini, mentre resta ancora da definire la modalità esatta di calcolo della nuova tassa. Ben 7.000 comuni su un totale di poco più di 8.000 ancora non hanno adottato le delibere sulle nuove aliquote TASI. L'unica certezza è che per la prima casa il tetto massimo è fissato al 2,5 per mille. Per le abitazioni diverse da quelle principali si sale invece al 10,6 per mille. La legge di stabilità ha poi consentito ai sindaci di distribuire un ulteriore 0,8 per mille tra prima e seconda casa. Per definire le detrazioni e stabilire le porzioni di TASI spettanti agli inquilini tra il 10 e il 30%, i comuni devono però ancora emettere delle delibere entro il 23 maggio. L'ipotesi che la scadenza possa essere rispettata sembra remota e senza delibere i proprietari di prime case pagheranno la TASI in un'unica soluzione il 16 dicembre. In 2 mesi 29 scadenze fiscali costeranno a famiglie e imprese 75 miliardi di euro. È l'ingorgo fiscale che attende i contribuenti italiani e che pesa fortemente sulla ripresa economica, ma oggi, intervistato dal Messaggero, il ministro dell'Economia Padoan annuncia un nuovo pacchetto di misure su investimenti e competitività che rilanceranno le imprese italiane. Sulle privatizzazioni il governo ha un programma vasto che entro l'anno metterà in vendita anche Fincantieri. Infine, la brusca frenata del prodotto interno lordo non preoccupa il ministro. Lo scenario generale non cambia, afferma Padoan. Germania a parte, per tutti i paesi europei l'uscita dalla recessione resta faticosa. Le notizie dall'estero: in primo piano il sequestro delle studentesse in Nigeria rapite dal gruppo islamico Boko Haram. Il presidente francese Hollande riunisce i paesi africani, i rappresentanti dei paesi africani coinvolti, ma anche quelli di Stati Uniti e Gran Bretagna. Un consiglio di guerra all'Eliseo. Il nemico è Boko Haram, i terroristi del gruppo islamista nigeriano che adesso spaventano l'intera comunità internazionale. Ieri a Parigi il presidente francese François Hollande ha messo intorno a un tavolo i capi di Stato africani di Nigeria, Chad, Camerun, Benin e Niger e i rappresentanti di Stati Uniti, Gran Bretagna e Unione Europea. Il punto di non ritorno, Boko Haram, lo ha toccato un mese fa, quando ha rapito quasi 300 studentesse nigeriane colpevoli solo di voler continuare a studiare. Un'azione che ha impressionato l'opinione pubblica internazionale anche più delle ripetute stragi di cristiani che i terroristi di Boko Haram compiono con atroce regolarità. Il piano d'azione varato ieri all'Eliseo prevede il coordinamento dell'intelligence, lo scambio di informazioni e soprattutto una guida unitaria per sgominare il gruppo islamista che, ha spiegato Hollande, rappresenta ormai una grave minaccia non solo per la Nigeria ma per l'intero continente africano. Una setta che ha legami ormai accertati con Al-Qaeda nel Maghreb islamico e altre organizzazioni terroristiche e dispone di armi pesanti e ingenti mezzi finanziari. Gli Stati Uniti hanno già messo a disposizione della Nigeria droni aerei di monitoraggio, mentre la Gran Bretagna ha inviato nel paese africano un team di esperti. Non serviranno invece altri militari francesi, già presenti in forza nella regione. Servirà certamente uno scatto d'orgoglio delle autorità nigeriane, criticate per la lentezza e per la scarsa efficacia della risposta alle azioni degli integralisti islamici. Il presidente nigeriano ha promesso il massimo impegno nella ricerca delle studentesse sequestrate un mese fa. Le troveremo ovunque esse siano, ha detto Goodluck Jonathan, che si prepara a chiedere al Consiglio di sicurezza dell'ONU sanzioni contro Boko Haram, una mossa che finora le autorità di Abuja avevano sempre evitato. Ed ora spostiamoci in Turchia, perché a 5 giorni dal disastro che ha colpito il paese per l'esplosione nella miniera di Soma, ieri i soccorritori hanno estratto la vittima numero 301, che dovrebbe segnare il bilancio definitivo della tragedia. Ma il gravissimo incidente rischia di innescare un violento scontro sociale, proprio in vista delle elezioni presidenziali che vedono il contestato premier Erdogan essere il candidato favorito.
Ed ora nei Balcani, Serbia e Bosnia, messe in ginocchio dalle violente piogge dei giorni scorsi che hanno provocato alluvioni e fiumi esondati. Vediamo. 15.000 sfollati, almeno 30 morti. Nei Balcani, in Serbia e in Bosnia è l'inondazione peggiore da oltre un secolo. 20 corpi sono stati recuperati solo nelle ultime ore, ma le autorità locali preferiscono evitare stime sul numero delle vittime perché non è stato ancora possibile raggiungere alcune abitazioni. Giorni di pioggia incessante hanno provocato frane e smottamenti, le case travolte sarebbero numerose e le abitazioni senza corrente elettrica sarebbero circa 95.000. Parzialmente sommersa la città di Obrenovac, a nord di Belgrado, degli 8.000 abitanti 4.000 sono già stati fatti evacuare. L'acqua ha coperto anche le strade di Sabash per lo straripamento del fiume Kolubara. Altre città sono completamente isolate. Dagli elicotteri si sono viste numerose famiglie rifugiate sui tetti. Il primo ministro serbo Aleksandar Vučić, che 2 giorni fa aveva già annunciato lo stato di calamità naturale, ieri ha lanciato un appello ai giovani di Belgrado per fronteggiare la catastrofe e li ha invitati ad andare a prestare soccorsi nel resto del paese. Si sarebbero già mossi in migliaia. Ed è alta la tensione anche in Croazia, dove le autorità temono un'inondazione del fiume Sava che potrebbe sommergere ampi territori. Ed ora allo sport, con il calcio si chiude oggi il campionato di Serie A, c'è ancora da assegnare un posto in Europa League, ma a tenere banco è come sempre il risico degli allenatori. La domenica del congedo porta con sé, forse come mai in passato, tanti dubbi sul futuro dei tecnici dei club più blasonati. Nodi che inizieranno a sciogliersi questa sera una volta calato il sipario sulla stagione di record. Se allora la Juventus toccherà o supererà la storica quota 100 punti sul pullman che girerà per Torino per la gioia dei tifosi, Antonio Conte, ieri rimasto in silenzio, potrebbe dire ancora una volta sì alla vecchia signora. Ma la suspense sul nome del tecnico tiene banco anche a Milanello, dove Seedorf non sembra fidarsi delle aperture mostrate dal presidente onorario. Altre cose ho già risposto, quindi da parte mia non è cambiato nulla delle mie risposte per quanto riguarda la mia posizione. Continuo a dire che non comunico attraverso la media con la società. Vigilia rossonera movimentata dal furto subito da Mario Balotelli, trafugati oro e gioielli, ritrovata invece una delle auto sportive. A proposito di allenatori, torna il sereno fra Edi Reia e la Lazio, che sfiderà il Bologna in un olimpico semivuoto. In settimana però si incontrerà con il presidente Lotito per parlare di futuro. Di mezzo però c'è ancora un turno di campionato. E stasera la festa a Torino potrebbe essere doppia se sul terreno della Fiorentina la squadra granata conquisterà l'ultimo posto disponibile in Europa League. Glielo contenderà in una sfida facile solo in apparenza il Parma di Cassano, che ospita il già retrocesso Livorno. L'ultima giornata è scattata ieri sera con lo spettacolare anticipo Udinese-Sampdoria. Alla rete blu cerchiata, segnata di testa da Okaka, ha risposto il vecchio leone Di Natale, autore di una tripletta. Il suo rolino tocca così quota 193 reti in Serie A, ma non basta per avere ragione della Samp. I gol nella ripresa di Eder e Soriano hanno fissato il risultato finale sul 3-3. E per il tennis è il giorno delle finali degli internazionali d'Italia che si disputano a Roma. Sara Errani affronta la numero uno al mondo Serena Williams, mentre per quanto riguarda gli uomini a giocarsi la vittoria finale saranno Nadal e Djokovic. È entrata nella storia del tennis alla sua maniera, in punta di piedi. Ha conquistato la finale dell'internazionale d'Italia battendo la temibile Jelena Jankovic, serba 27 anni, numero 8 al mondo. L'ultima volta che un'italiana arrivò in finale, Sara Errani aveva appena 2 anni. Fu Raffaella Reggi a riuscirci. La partita con la Jankovic è stata roba per cuori forti. Sara Errani ha vinto perché ha giocato con intelligenza, sbagliando poco, rischiando tanto. Cercando sempre la linea di fondo, con rovesci e dritti pieni di rabbia. L'unica strategia possibile quando non hai un servizio che viaggia a 180 km orari. Il primo set vinto in scioltezza per 6-3, il secondo in rimonta, dopo essere andata sotto 4-1. La gloria degli ultimi punti del 7-5 finale, accompagnata dal boato del foro italico, seguita poi dalle parole di ringraziamento di Sara verso il pubblico, che è stato grandioso. In finale la Errani se la vedrà con la numero uno al mondo, Serena Williams, che ha battuto in 3 set Ana Ivanovic. Come se non bastasse, Sara giocherà anche la finale di doppio insieme a Roberta Vinci. Sul fronte uomini toccheranno le Djokovic e Rafa Nadal giocarsi la vittoria del torneo nella sfida numero 41. Il serbo ha superato la resistenza di Raonic in un incontro a tratti spettacolari. Primo set vinto dal canadese al tie-break, secondo dal serbo sempre al tie-break.
Nel terzo l'accelerazione di Djokovic, tornato a macinare il suo tennis preciso, bordate da fondo campo, risposte vincenti, passanti in corsa che non ammettono appelli. Per esistere bisogna avere la forza di controbattere su ogni palla. Raonic l'ha fatto per due set appoggiandosi a un servizio potente capace di realizzare 16 ace, prima della resa finale scandita da un secco 6-3. Vittoria più semplice per Nadal, che ha superato la resistenza di Dimitrov senza affanni in un match mai in discussione, durato appena 82 minuti. 6-2-6-2, il punteggio finale a favore del numero 1 al mondo. 7:48 minuti, il telegiornale finisce qui. Subito dopo la pubblicità c'è il consueto appuntamento con Paolo Sottocorona, con le previsioni del tempo, e poi c'è Andrea Pancani che conduce il dibattito politico. Grazie per essere stati con noi, a tutti voi una buona domenica.